1 miliardo all'anno per 3 anni per sostenere la ricostruzione e la ripresa della normalità nelle aree colpite dalle scosse di terremoto di agosto, ottobre e gennaio scorsi. Lo ha annunciato il premier Paolo Gentiloni a margine di una riunione a Palazzo Chigi, a cui ha partecipato anche il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso. I fondi saranno inseriti nel decreto di correzione al bilancio dello Stato che dovrebbe andare in approvazione entro la fine di aprile. Oltre che per la ricostruzione, sono previste misure per il sostegno al reddito e la messa in sicurezza degli edifici.